il mito del serratore senza dubbio c'è ed è nato attraverso la prima salita del Fitzroy, poi specialmente attraverso le salite di Cesare Maestri, documentate e meno documentate, e attraverso una lite che si porta avanti da 40 anni. E il fatto che c'è un dubbio sulla salita del 59 non ha rubato nessun pizzico del mito del serratore. In realtà il mito è cresciuto con questa impossibilità di salire quella montagna lì in quegli anni lì. Non era possibile salire il Tore nel 59 per nessuno al mondo. E il mito è naturalmente sempre cresciuto per il fatto che era ed è rimasto probabilmente la montagna più difficile del mondo, se vai a fare. Allora, sì, io non pensavo assolutamente allora, dopo che ho salito la torre, di andare con una guida con un cliente, perché le difficoltà allora erano quelle che erano e era una roba, secondo me, molto complicata. Sì. Però l'alpinismo sta cambiando molto, chiaramente, e quello che 20 anni fa sembrava impossibile oggi diventa tutto possibile, perché con i materiali nuovi, con la tecnologia, con tutte queste cose, poi con la testa soprattutto, è cambiata molto la testa degli alpinisti, per cui tutto diventa molto più facile. Per andare a una guida però, a fare questa salita, secondo me ci voleva una guida con una testa molto 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 preparata, diciamo, ecco. Anche perché con una determinazione fuori dal comune, perché non è una cosa molto semplice, praticamente. E tu le hai... hai fatto diversi tentativi già prima, no? su questa montagna, sull'altro versante, chiaramente. E, poi, vabbè, non si può più salire da quel versante perché è diventato troppo difficile con un cliente. E sei andato di là e hai trovato un cliente giusto, perché ci vuole anche quello, certo. Con una preparazione adeguata. E niente, c'è solo da dire che siete stati molto molto bravi. Grazie, perché, anche fortunati. Sì, però la fortuna aiuta gli audaci, no? Di sì, solito. Sì, sì. Per cui c'è solo da dirvi bravi, veramente. Tu e poi anche il tuo compagno giovane, che Francesco. Spero che anche lui si è dimostrato una guida veramente al top, diciamo, ecco, con cui gli auguro una bella carriera sicuramente. Perfetto. Quando scala non scala mai per se stesso, scala sempre per chi ha legato all'altro capo della corda, specialmente se è un cliente, e non è come quando si scala con gli amici, quindi quando fai un passaggio sei sempre lì a dire ce la farà, come lo troverà, chi viene dopo, e quindi quasi sempre per te risulta sempre più difficile, ci vuole tantissima energia per questo, però si sa che si sta facendo la cosa giusta, forse anche per sé, non solo per chi è legato dall'altro capo della corda, ma sta di fatto che è così. Sono stato la prima volta in Patagonia nel 2011, ho fatto un viaggio da solo di 3 mesi dove ho scalato parecchio, la Aconcagua, il Fitzroy, e da lì mi sono un po' innamorato di questa terra, insomma, questa terra avventurosa, per me è il posto più avventuroso che abbia mai visto, insomma. E ci sono tornato tutti gli anni, ho scalato un po' intorno al Cialtena, ho scalato tutte le montagne principali, il Torre, il Fitz, i Satelliti, Saint-Exupéry, Jamet, le Gildelesse e altre, insomma. E ormai penso di conoscere abbastanza bene quella zona, però sento come proprio la necessità, la voglia di tornarci tutti gli anni. E l'idea di tornarci facendo la guida per me è il top, è proprio un gradino superiore come esperienza rispetto a scalarci per conto mio, insomma. Anche perché poi è quello che faccio di mestiere che non mi piace di più fare. Perché il Serro Torre? Intanto
penso che sia la montagna che più di tutte sul pianeta, quando un alpinista la vede, prova questo sentimento di volerci mettere i piedi sulla cima. È una cosa che personalmente trovo anche abbastanza stupida, abbastanza fastidiosa, però è la stessa cosa che ho provato anch'io quando l'ho visto addirittura in fotografia su un libro. E poi mi aveva impressionato il fatto che sull'enciclopedia dell'alpinismo c'era scritto il punto più difficile da raggiungere sulla Terra. E questa cosa qui, che magari non era neanche vera, però mi aveva fatto un certo effetto. E poi, secondariamente, ma non, diciamo, non è seconda come importanza, la cosa è che è una montagna che ha una storia incredibile. Forse la montagna più, con la storia più complicata di tutte. E poi forse è la montagna più bella che ci sia. La storia è lunghissima, è complicatissima. Comunque inizia quando nel 1959 una spedizione trentina con a capo Cesare Maestri, la corda di punta era costituita da Cesare Maestri e Tony Egger, un altoatesino, dicono di avere compiuto la prima ascensione. È una cosa incredibile perché tutto il mondo alpinistico rimane scioccato da questa cosa, perché comunque le difficoltà che loro avrebbero superato erano di gran lunga le più alte, di molti anni avanti rispetto a quello che anche a livello di attrezzatura si poteva fare alla fine degli anni 50. Non gli viene creduto, cioè molti hanno dei dubbi, quindi quando passano diversi anni, nel 70 un giornalista scrive una frase che a Maestri non piace perché dice che il Cerro Torre è una montagna ancora da salire, e Maestri ovviamente si incazza e parte con un'altra spedizione per salire in inverno addirittura per il versante più difficile di tutti, la cresta sud-est. Parte e siccome Maestri è un teatrante, figlio di attori, una famiglia di attori, parte e non si fa nessuno scrupolo, e all'epoca era anche abbastanza da capire, almeno io lo capivo. Parte con un compressore sponsorizzato dall'Atlas Copco, che è una ditta che fa compressori, di quelli che si usano per fare i lavori stradali, che si vedono, i lavori edili. Parte perché questa macchina gli permette di bucare il granito liscio di queste pareti. Volendo, poi si è scoperto, ma questo dopo molti anni, si poteva passare anche seguendo le fessure naturali della roccia. Maestri invece con questo compressore, che lo porta quasi in cima, raggiunge la cima senza scalare gli ultimi 50 metri, che sono un fungo di ghiaccio che dice questo non fa parte della montagna, prima o poi cadrà. In realtà non gli viene attribuita neppure questa come prima ascensione al povero Maestri, che viene, diciamo, come rimpiazzato 4 anni dopo dai ragni di Lecco, che nel 74 salgono il versante ovest, quello che abbiamo salito anche noi, e viene riconosciuta così questa come la prima salita a questa montagna. Allora, l'idea del Cerro Torre per me è una cosa che risale agli anni 80, quindi tanti anni fa, perché agli inizi, diciamo così, del mio alpinismo, ovviamente ho cercato di seguire quelli che erano i modelli dell'epoca. Io mi sono formato letteralmente sui libri di Bonatti, Maestri, e René de Maison, insomma, e quindi volevo andare lì a vedere com'era. Ma soprattutto, siccome nel frattempo ero diventato guida alpina, mi piaceva l'idea di poter fare una cosa così con un cliente. Non era mai stata fatta da nessuno, e forse era anche un po' troppo presto per pensarlo, e quindi comunque avevo trovato uno abbastanza folle da chiedermi di fare una roba del genere, quindi ci sono andato. Non era andata come speravamo, anche se siamo riusciti a fare il Fitzroy, che comunque era stata la prima volta che una guida saliva su una montagna così impegnativa, e poi però il Torre era rimasto un po' come una specie di ossessione positiva, e quindi sono passati gli anni, ci sono tornato tante volte con persone diverse, però poi siamo sempre riusciti a non arrivare in cima perché il tempo da quelle parti è spesso brutto, e quindi dovevamo sempre tornare indietro anche quando siamo arrivati molto vicini alla cima.
E soprattutto si pensava ai tempi che la via più facile per salire su questa montagna fosse la via del compressore, quella sul versante sud-est, perché era una via piena di chiodi, si diceva, e quindi tutti andavano a fare quella, cioè tutti quelli che ci andavano. La via sul versante ovest, quella dei ragni, era una cosa misteriosissima che era stata salita nel 74 e diciamo si avevano pochissime informazioni e più che altro faceva abbastanza paura, perché i ragni avevano fatto un film girato da Mariolino Conti, che è un mio carissimo amico, e aveva fatto vedere, erano stati lì tantissimo tempo, insomma erano tutte tempeste, era una cosa che non faceva venire molta voglia di andarci. E vabbè, poi sono passati gli anni, siamo arrivati al 2014, quindi poco tempo fa, e ero già stato con Massimo Lucco, un alpinista bravissimo, simpatico, piemontese, eravamo già stati da quelle parti e non avevamo avuto moltissima fortuna, anche se qualche via eravamo riusciti a farla e abbiamo insomma visto che si poteva pensare a una cosa così. E quindi è successo che ci siamo messi d'accordo per il dicembre, dicembre del 2014, e c'era anche della partita il mio collega Franz Salvaterra, che ci eravamo conosciuti l'anno prima, avevamo fatto una via sul Fitzroy insieme e avevamo visto che potevamo essere una buona cordata. E poi l'anno dopo, appunto nel 2014, Franz diventava guida e quindi sarebbe stato bello farlo insieme e farlo da guida. Sì, io e Marcello ci siamo conosciuti l'anno scorso all'ostello Lancio Grande. E io ero distrutto, eravamo appena tornati io e Thomas da un tentativo alla supercanaletta sul Fitzroy, dove lui si era anche fatto male, Thomas si era rotto una caviglia. E ci siamo conosciuti lì, insomma, davanti a una bistecca, e dopo per caso siamo anche andati a scalare insieme, ci siamo trovati bene. E quindi è nata questa idea, insomma, di provare questo Cerro Torre. E per me è stata una bellissima esperienza. Io ci tenevo a provare questa scalata, a ritornarci, perché l'ho provata sempre l'anno prima con degli alpinisti sloveni senza riuscire ad arrivare in vetta. Siamo arrivati a un tiro dalla cima, ma non siamo riusciti ad arrivare in cima. E quindi ci tenevo a tornarci. Oltretutto l'opportunità, insomma, di tornarci come guida è stata una cosa inaspettata e bellissima, perché io sono diventato aspirante guida il giorno prima di prendere il volo per andare in Argentina, quindi era proprio l'ideale, insomma. E in pratica poi è successo che io e Franz eravamo già lì a Cialtene, è arrivato Max, che era, diciamo, il nostro cliente, e quando si arriva dall'Europa, quando si vola dall'Europa diretti, proprio senza scali per riposare, a El Cialtene, ai piedi di queste montagne, si arriva belli cotti, perché il viaggio dura 24 ore. E quando Max è sceso da questo pulmino che lo ha portato al nostro ostello, la prima cosa che gli ho detto, l'ho salutato, gli ho detto: domani partiamo per il Torre, perché avevamo visto sul meteo che c'era una finestra di bel tempo che sarebbe durata giusto 2 giorni. Ci mancava solo un particolare dell'attrezzatura che ci siamo velocemente fatti fare da un nostro amico Fabbro. Sì, Guido, che è un nostro amico, è il Fabbro del villaggio, è anche un artista, insomma, che lavora al ferro, e ci ha costruito con dei pezzi di lamiera, insomma, di fortuna, delle alette fate apposta per potersi adattare sulle lame delle piccozze. Sono delle attrezzature che servono solo per la Patagonia, praticamente non ci sono in commercio, e servono per scalare gli ultimi tiri del Cerro Torre, dove che si tratta di neve e ghiaccio spugnoso, diciamo, dove non, anche se è verticale o addirittura stropiambante, quindi molto difficile, e le lame normali delle piccozze, come anche chiodi da ghiaccio, non tengono. E quindi queste alette aumentano la superficie e permettono di salire in modo un po' aleatorio, insomma, o di scavare un tunnel. Con due alette così dobbiamo andare su per forza. La salita sale volando. Per andare al versante ovest del Torre, partendo da El Cialtene, bisogna camminare qualche giorno, non è proprio vicino. E poi
devo dire che a noi piaceva l'idea di fare un anello, cioè di fare anche una bella gita, non solamente andare, salire e ritornare per la stessa strada. Quindi ci siamo scelti forse l'itinerario più complicato, ma sicuramente anche il più bello e soprattutto il più vario. Per cui siamo entrati proprio nella Valle del Torre, dal Glaciar Grande sul versante sud-sud-est della montagna. Abbiamo dormito una prima notte a un giorno di cammino dal villaggio, in un posto sul ghiacciaio del Torre che si chiama Niponino, e abbiamo fatto poi fra l'altro una scoperta mentre camminavamo, che ci siamo accorti di esserci dimenticati le snow bars, che sono dei picchetti abbastanza lunghi che permettono di assicurarsi dove, Franz diceva prima, servono quelle famose alette delle piccozze, perché il terreno è abbastanza inconsistente. Quindi per fortuna su questo ghiacciaio negli anni 50 si erano accampati i trentini, che addirittura si erano portati una casa prefabbricata, quindi i resti di questa casa prefabbricata sono stati poi trascinati dal ghiacciaio e ogni tanto si trova un pezzo. Noi abbiamo trovato lo stipite di una porta, probabilmente in alluminio, quindi l'abbiamo spezzato perché era un po' troppo lungo, e ci siamo riusciti a fare un po' di questi picchetti. Aveva già dei fori, quindi ci abbiamo passato dentro dei cordini, quindi abbiamo risolto così questo particolare. E dal campo Niponino si deve praticamente scavalcare il massiccio del Torre per un colle che rappresenta, almeno per le condizioni in cui l'abbiamo trovato, una vera e propria ascensione. Sì, si chiama Col Standard questo colle, e è una salita, una sorta di couloir, di canale di neve, di ghiaccio, insomma, e che a seconda delle condizioni può essere anche abbastanza impegnativa, insomma. Si sale a questo colle e da lì abbiamo fatto delle corde doppie per scendere sull'altro versante, che è il versante della ovest del Torre. Da qui abbiamo raggiunto il filo rosso, che è uno sperone di roccia del Rossa dove storicamente sono sempre accampate le spedizioni che hanno tentato il Papo Salito e il Cerro Torre, insomma, dalla ovest. Ecco, una cosa importante e bella anche da dire è che quando si arriva, ci si affaccia su questo colle e si vede il versante ovest del massiccio del Torre, si ha una visione incredibile, perché ci si affaccia su quello che è lo Hielo Patagonico Sur, che è un ghiacciaio lungo 400 km e largo 100, quindi una cosa di dimensioni incredibili, costellata da cime gigantesche, la maggior parte mai salite, molte di loro non hanno neanche un nome. E quindi diciamo che quando si valica questo colle si entra in un altro mondo, letteralmente, proprio in tutti i sensi. Lì al filo rosso si è veramente come ancorati a uno scoglio in mezzo al mare di ghiaccio. Lì abbiamo passato la notte in tenda. Tra l'altro abbiamo trovato la truna che avevamo costruito io, Ermanno e Thomas e Nicola un mese prima per un tentativo a un'altra montagna, insomma. E il giorno dopo abbiamo proseguito. Abbiamo iniziato la scalata vera e propria al Torre, salendo le prime rampe di neve, alcuni tratti di arrampicata di misto, fino al Colle della Speranza. Sì, il Colle della Speranza ha questo nome perché Bonatti e Mauri nel 58, se non vado errato, avevano raggiunto questo punto cercando di salire sul Torre per quello che loro ritenevano giustamente fosse il versante più facile da salire, più naturale, se non altro. E quindi quando sono arrivati a questo colle, in quegli anni erano stati veramente audaci, l'hanno chiamato così nella speranza appunto di poter raggiungere la cima di questa montagna incredibile. Sì, dal Colle della Speranza il terreno incomincia a diventare impegnativo, insomma, e fin lì siamo stati i primi dal po' di giorni, insomma, a scalare la montagna, quindi c'era anche da pulire un po' con la piccozza questi accumuli di neve, insomma, che impediscono di proseguire. E c'era qualche tiro verticale, uno in particolare, c'era un tunnel da scavare, come alla fine è una sorta di scalata in un dietro, un cammino quasi, alla fine non così difficile, però ci ha portato via, insomma, un po' di tempo. La giornata comunque era stupenda e quando siamo andati sull'elmo ci siamo accampati con la nostra tendina
e sembrava di stare a Rimini Riviera, neanche sul rapporto fine. Cioè. C'era caldissimo, si stava benissimo, come il Pascià, insomma. Sì, e l'elmo poi appunto è un elmo nel senso che ha una forma tondeggiante ma è enorme sopra, perché per cui ci siamo potuti slegare, ci potevamo muovere liberamente, ci siamo tolti anche le imbragature, abbiamo scavato una bella piazzola per la tenda e quindi all'elmo è stata proprio una goduria, perché avevamo il sole alla nostra altezza, vedevamo benissimo la via, quindi abbiamo potuto farci un'idea di quello che ci sarebbe aspettato il giorno dopo. E siamo andati a dormire abbastanza presto, perché praticamente siamo andati a dormire con il sole accecante, non siamo riusciti a dormire subito, però ci siamo rilassati. Eravamo sdraiati, abbiamo mangiato, ci siamo idratati, abbiamo bevuto un sacco, e con l'idea di poi partire durante la notte. Siamo stati preceduti da chi aveva bivaccato poco sotto di noi, perché non ci dispiaceva per niente questo, perché abbiamo sentito poi circa alle due di notte delle voci delle altre cordate, perché ovviamente succede che quando ci sono i rarissimi giorni di tempo buono e condizioni buone, tutti gli alpinisti che vengono da tutto il mondo per scalare questa via ovviamente si ritrovano lì. Possono essere anche due volte all'anno magari si verificano queste condizioni. Ci sono state stagioni in cui non è riuscito a salire nessuno perché le condizioni non si sono mai verificate, appunto. Però stavolta eravamo una decina di persone, 5-6 cordate, se non sbaglio. E quindi ci siamo ritrovati, li abbiamo lasciati passare tutti, c'erano anche i nostri amici dell'esercito che ci ha fatto piacere incontrare lì in un posto così bello, e li abbiamo lasciati andare avanti, avevamo messo un paio di corde fisse che hanno usato anche loro, insomma sono andati avanti. Noi con calma abbiamo smontato la tenda, abbiamo preparato gli zaini, fatto una bella colazione, siamo partiti, era ancora buio e vedevamo le luci degli altri davanti, quindi non dovevamo neanche pensare a dove cercare andare. La via e poi niente, è venuto chiaro. Abbiamo fatto un paio di tiri di misto che era ancora buio, è venuto chiaro, e quando è venuto chiaro praticamente abbiamo raggiunto gli altri e per cui si è creato, diciamo, un po', c'era un collo di bottiglia rappresentato dal fatto che c'era il tiro più verticale, quello più difficile, la headwall, che è un tiro di una cinquantina di metri, belli verticali, di ghiaccio fantastico, era di condizioni ottime, però lì si passa uno alla volta e quindi ne abbiamo approfittato, io ne ho approfittato per fare un bisognino che mi tenevo noi da un per riposarci un attimino. Ci siamo riposati un po', abbiamo fatto qualche foto, ho scambiato qualche battuta con gli altri italiani, anche con gli altri che c'erano e niente, quindi abbiamo fatto la headwall, abbiamo superato qualche cordata lì. Anche dopo i due tiri successivi, due funghi, ci sono tre funghi di ghiaccio nella parte alta della via, e i primi due erano abbastanza in condizioni, c'erano dei tunnel naturali, uno proprio era un tunnel dove si entrava e dietro la schiena si aveva ancora ghiaccio, quindi si vedeva un buco dove uscire, però era abbastanza facile, e ci siamo trovati sotto l'ultimo tiro e là anche abbiamo dovuto aspettare un po' perché si doveva salire una cordata alla volta e faceva anche abbastanza freddo, perché comunque stare fermi, c'era un vento fortissimo, quella quota lì, che poi quella quota lì per la Patagonia eravamo a circa 3000 metri, non è un posto tanto estremamente esposto, però dal vento. 3000 metri lì fa proprio freddo, e quindi eravamo abbastanza ben attrezzati, quindi ci siamo messi un po' le nostre giacche, abbiamo aspettato e niente, poi Franz è partito per l'ultimo tiro che aveva un inizio bello esposto, perché meno dell'anno prima, però comunque bello esposto. L'inizio veramente si aveva un vuoto sotto i piedi che penso che sia stata l'unica volta in vita mia quando ci sono quelli che dicono non voglio guardare sotto perché mi fa paura, ecco. Quando ho visto cosa c'era sotto, io ho guardato sotto, e proprio perché ho guardato non ci ho più voluto guardare, cercavo di concentrarmi più che altro sulla parte alta. E dopodiché il gioco è fatto, manca un tirello facile e ci siamo trovati sulla vetta del Cerro Torre. Sì, è stata, diciamo, mi ricordo che ci siamo sciolti dalle corde, perché
rischiavamo solo di inciamparci perché l'ultimo pezzo è veramente facile. E sono salito io per caso, sono arrivato in cima proprio per primo, non c'era più nessuno ed è stato sì un momento abbastanza emozionante, perché comunque era una cosa che non pensavo fosse così emozionante, a dire la verità, perché non mi sono mai emozionato arrivando su una cima, ma stavolta qua mi sono emozionato perché ho pensato a tutti gli anni in cui mia madre ha patito questa cosa, perché mia madre non mi ha mai detto guai a te se vai sul serrotore, anche perché 50 anni suonati, quando ci sono andato la prima volta ne avevo 20, e mi aveva detto ma sei andato in quel posto là dove c'è quella montagna, così e così. Le notizie in quegli anni, negli anni 80, non giravano rapidamente come girano adesso, non c'era internet, non c'era. Poi mia madre, ho scoperto dopo che si era letta 2000 metri della nostra vita di maestri, che mia madre di montagna non sa niente, e quindi aveva un po' vissuto anche lei questa storia, mi aveva detto guai a te se vai in quel posto lì, perché è un posto da matti, una disgrazia avere uno in famiglia che fa quelle cose. E io invece ero proprio andato lì, e quindi sapevo che mia madre sapeva, e quindi per quasi 30 anni mia madre ha patito, ha perso tanti capelli. E poi quando sono arrivato in cima ho detto cazzo, mia madre ha patito le pene dell'inferno per sta roba qua, cioè mi sembrava che quasi non ne valesse la pena tutto quel patimento, perché il posto era bellissimo, io ero contento, non ero neanche esausto, cioè ero contento perché avevo fatto una cosa che non speravo neanche più di fare alla mia età, perché quando ero stato a fare la via franco-argentina sul Fitzroy a 30 anni, cioè a 30 anni sei nel pieno delle forze, a un po' più di 50 le forze diciamo non sono più le stesse, è inutile, uno può avere tutto l'entusiasmo che vuole, che le forze fisiche non sono più le stesse, e lì non ero neanche troppo stanco, quindi ero solo contento. Ce l'abbiamo fatta! Cerro Torre! Un poco di vento! Minchia ragazzi! Ecco, la discesa da una cima come questa avremmo potuto farla dalla via del compressore, che è quasi tutta sulla roccia con dei bei chiodi, quindi calarci da lì, però diciamo abbiamo preferito ridiscendere dalla stessa, anche perché avevamo lasciato delle cose all'elmo che dovevamo riprendere, la tenda dovevamo riprendercele, e per cui siamo riscesi dalla stessa. E è un po' come scendere da una palla di neve, che non è proprio così semplice, gli ancoraggi sono delle cose un po' più aleatorie, ma non lo devono essere, perché quando ti appendi alla corda per calarti devi essere sicuro che l'ancoraggio tiene, per cui ci sono vari sistemi, abbiamo dalle immagini si vede, abbiamo sotterrato dei sacchetti legati poi con un cordino che sbucava dalla neve, ci abbiamo anche fatto la pipì sopra, perché congelandosi poi forma un blocco di ghiaccio che fa tenere di più l'ancoraggio, e poi c'è un sistema, la maggior parte degli ancoraggi li hanno fatti anche le altre cordate, perché poi scendendo tutti ovviamente fanno tutto, c'è molta collaborazione anche senza volerlo in questi casi, si fa con i chiodi da ghiaccio, si fanno proprio due fori nel ghiaccio vivo e poi con un cordino si collegano come una colonnina, una clessidra si chiama, sulla roccia, e quello è un ancoraggio a prova di bomba veramente, che si fa in un attimo e che è anche ecologico, perché non rimane praticamente niente, se non un pezzettino di cordino nel ghiaccio, poi si scioglie nel tempo, ma e quindi la discesa è avvenuta tutta con questi ancoraggi, ma abbiamo fatto abbastanza presto, perché il primo che arrivava faceva l'ancoraggio, nel frattempo si calavano gli altri due, e così le calate sono andate avanti abbastanza a ritmo serrato fino a dove il terreno poi diventa più facile, che si scende un po' arrampicando, un po' camminando, e siamo poi ritornati al filo rosso. Al filo rosso, sul tardi, però c'era ancora un po' di luce. Abbiamo montato la tenda nell'unico posto piano che abbiamo trovato, sul ghiaccio. E sì, anche perché succede questo, che se il tempo è bello, in basso fa molto caldo, quindi la neve, cioè il ghiacciaio diventa una poltiglia dove si affonda, e montare la tenda su quella roba lì è una roba terribile, perché specialmente poi perché bisogna dormirci e si ha bisogno di un minimo di superficie piana.
siamo stati fortunati che abbiamo trovato un crostone di ghiaccio che sembrava inclinato, che galleggiasse, era un po' inclinato, ma quando si è, ecco, una cosa bellissima, cioè che quando si è affamati e avevamo da mangiare e stanchi, abbiamo fatto una dormita proprio da papi, perché eravamo uno addosso all'altro, perché la pendenza ci portava tutti verso il povero Max che era nel punto più basso, però abbiamo dormito come il sonno dei giusti, perché quando si è così anche contenti e stanchi, cosa c'è di meglio per farsi una bella dormita? Quindi la notte è passata benissimo. E l'ultima parte della nostra gita è il rientro, il viaggio di rientro dalla base della montagna fino in paese, al Chalten. Non è proprio corto come possa sembrare. La mattina abbiamo trovato la neve molto molle sul ghiacciaio, purtroppo non aveva rigelato, quindi abbiamo impiegato 8 ore sfondando fino al ginocchio su un percorso che solitamente richiede meno della metà del tempo. Ecco, il ritorno dal Serro Torre è questa roba qui, neve marcia che si sfonda a ogni passo, con tanti chilometri da fare, da adesso visibilità zero, nevica, e ancora tanti ne restano, però quando poi usciamo dai ghiacciai può fare il tempo che vuole, veramente quello che vuole. Quando finalmente è finito il ghiacciaio abbiamo raggiunto le rocce, il passo Marconi, e da lì abbiamo raggiunto il sentiero e le rocce, e lì insomma eravamo cotti, ci siamo fermati, ci siamo mangiati un liofilizzato, l'ultimo che ci restava, e siamo ripartiti, ci ha dato un bel tono. Io che sono più vecchio dicevo: ragazzi, bisogna mangiare, e Franz: ma no, andiamo, mangiamo quando arriviamo giù. E io ho detto: no, adesso ci fermiamo e mangiamo, e ci siamo cucinati, pioveva, tra l'altro erano le 4, le 5 di pomeriggio, sì, ci siamo cucinati proprio un liofilizzato, un pesce con le patate, una cosa che tanto ha tutti lo stesso sapore, però siamo ripartiti che sembravamo nuovi, sì, ripartiti, una bella pompa. Siamo ripartiti e abbiamo anche sbagliato sentiero per colpa mia, non so quante decine di volte l'ho fatto quel sentiero lì, ma forse andavamo troppo veloci, abbiamo mancato un bivio. Che poi non è un vero e proprio sentiero, sono tracce sulle morene, così siamo approdati al rifugio della Piedra del Fraile, l'unico rifugio fisso, diciamo, che, e da lì ci siamo veramente detti bene, ci siamo. Avremmo potuto fare altre 2 ore e arrivare in paese, ma abbiamo detto: ma chi ce lo fa fare? Ci siamo fatti una bella cena, abbiamo dormito in un letto, ospiti del nostro amico Ignazio e Sasha, che sono sempre molto carini, e quindi niente, abbiamo dormito fino alle 11 del mattino. Una ciliegina sulla torta. Sì, la cosa bella di questa salita è che alla fine siamo riusciti a divertirci, a godercela, senza necessariamente fare una fatica terribile, avere paura di lasciarsi le penne come capita magari in altre volte. Questo dobbiamo, insomma, cioè è stato anche perché abbiamo preso un tempo quasi sempre bello, eravamo organizzati bene, e Max è stato bravissimo, perché tante volte a fare la guida, insomma, non sempre si ha la fortuna di andare con una persona preparata, e soprattutto dal punto di vista tecnico e fisico, e oltretutto anche simpatica come lui, insomma. Quindi la cordata è fondamentale, esatto. Può essere splendida o disastrosa, e la nostra devo dire che era proprio splendida, perché ha funzionato tutto, non abbiamo mai avuto tensioni. Quando si è stanchi un attimo magari innescare qualche piccolo litigio, invece era tutto perfetto, sì, diciamo. Proprio, anche qui, diciamo, io la cosa che ho sempre pensato è che le montagne di per sé sono delle cose inanimate, le montagne le fanno le persone, e in questo caso, trattandosi appunto di una montagna particolare, non proprio di una collinetta, è riuscito tutto così bene, piacevolmente, proprio grazie a noi, ecco, bisogna proprio dire grazie a noi tutti e tre, perché eravamo una cordata perfetta, e quindi quando la cordata è perfetta veramente tutto diventa superabile. Magari
la stessa circostanza, anche col tempo bello e tutto, per un'altra cordata può non essere la stessa cosa, non scorrere tutto così liscio, però quando la cordata funziona, mi è successo poche volte in vita mia, facendo la guida soprattutto, però quelle poche volte me le ricordo tutte, e almeno due sono state in Patagonia, una è questa. Sì, questa salita per me è stata un sogno, insomma, e è stata un po' lo spunto che ci ha portato a decidere, insomma, di continuare a collaborare per lavorare insieme in Patagonia, perché abbiamo visto che ci troviamo bene insieme, che ci riusciamo anche bene, abbastanza bene, insomma, a farle queste cose, quindi perché no? E abbiamo deciso di fare le guide insieme all'altro capo del mondo, insomma. Quindi se c'è qualche alpinista che cerca una guida per andare, non è che ci sia solo il Torre è forse la cosa più una delle più impegnative delle cime fattibili, quindi ce ne sono tante altre, di facili non ce ne sono, non ce n'è neanche una, c'è niente, mi spiace, purtroppo. Però se qualcuno vuole fare il grande passo ci siamo qui noi, tranquilli.